Vi prego, vi supplico, vi prego. Aiutatemi. Shut down the dance like. Me broke down the dance like. I be the one they love. I be the dog. Inizio questo video con ciglia finta attaccata male e disappunto nella vita perché il mio cane non smette di abbaiare ininterrottamente. E voi direte, potrebbe avere qualcosa, potrebbe avere fame, potrebbe avere qualcosa, ma non ha nulla. Non ha nulla, ragazzi. Non ha nulla. Ditemi, vi prego, come posso fare a farlo smettere. Vi prego, per favore. Vi supplico, non ce la faccio più. Basta! Prego. Non riesco neanche a fare il video, vi giuro, perché sto male, non ce la faccio. Ok, cioè il mio sorriso. Voi... No, non ci credo. Non ci credo. Mi sta prendendo in giro. Io vi giuro che ho la tachicardia. Vi lo giuro. Comunque prima quando ho sorriso perché lui aveva smesso di abbaiare, tipo ora, mi è venuta in mente quella canzone Il sorriso quando esplode all'improvviso sul tuo viso, quella di J-Ax, che non mi ricordo più qual è però. Giuro lo ammazzo, ve lo giuro che io vado in galera perché ho ammazzato il cane, cioè ve lo dico. Perché io non mi arrabbio mai, ragazzi. Io non mi arrabbio mai, lo sapete. Io volevo parlarvi di questa cosa importante, ma il cane mi sta portando all'esasperazione. Cioè, io sto arrivando ad un punto critico cerebralmente che o mi ammazzo io o ammazzo lui. Io non ce la faccio più. Come faccio? Non riesco a fare il video con questa cosa sotto. Forse ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Allora, niente, io sono qui oggi per parlarvi, come avete visto dal titolo, ovviamente, della paralisi del sonno, perlomeno della mia esperienza. Allora, mi è venuta questa idea di questo. No, vabbè, non ci credo, non ci credo. Vado e lo ammazzo. Cioè, quando io metto in pausa per andare ad ammazzarlo, lui smette. Tipo ora, quando io inizierò a prendere in mano il discorso, lui diventerà cattivo, molto cattivo. Inizierà ad abbaiare tantissimo. Comunque vi dicevo, ho visto che gira adesso il trailer di un film dedicato alla paralisi del sonno. Allora vi dico che io voglio andare a vederlo assolutamente. Però volevo andarci con la mia migliore amica, ma essendo anche lei vittima di questo fenomeno, lei la vive molto peggio di me, perché a me è successo solamente 2 volte nella vita. A lei invece tante volte diverse e le sue sono state più spiacevoli, poi lei adesso ha capito come gestirlo, eccetera, ma questa è tutta un'altra storia che se voglia ve la racconta lei, io vi racconto la mia. Allora, praticamente vi spiego la paralisi del sonno in cosa consiste. Un risveglio cosciente, però con il corpo paralizzato, che succede principalmente negli ultimi 5 minuti di sonno. Cioè, quando prima di svegliarti ti succede questa cosa. Allora, sostanzialmente, molte
molte volte si manifesta con la visione, ovviamente tu hai gli occhi chiusi, ma è come se vedessi un qualcosa di spaventoso, come un incubo che però tu sei tra il sonno e la coscienza, quindi cioè sei nel dormiveglia, quindi tu capisci, però stai ancora dormendo. E la cosa brutta della paralisi del sonno è che tu non puoi muoverti. Cioè praticamente tu sei immobile, dormi, e anche se cerchi di muoverti non ce la fai, vi giuro che non ce la fate. Allora a me è successo la prima volta, dopo una serata, ero ubriachissima, vado a letto, e cioè vabbè, ubriachissima, tra virgolette, perché sapete che io comunque gestisco molto queste cose, cioè l'ubriachezza la so gestire per non arrivare al vomito, quindi brilla molto, cioè ubriaca ma non al punto di vomitare ovviamente. Cioè mi girava la testa, però quando sono andata a letto ero tranquilla. Vado a letto e mi ricordo benissimo che stavo dormendo a pancia in su, quindi dritta. Sopra di me, ragazzi, cioè come se questa fosse la mia testa, qui c'è la faccia, qua c'è il letto. Ecco, sopra di me, così, guardandomi da dietro all'insù, una persona con un cappuccio nero che mi fissava vicino, ma io lo vedevo, cioè vedevo la mia camera. E volevo muovermi, non ce la facevo, era bruttissimo, raga. A me è sembrato che durasse tipo un'ora, però invece è durato qualche minuto. Ma tu non riesci a muovere il corpo, ti senti proprio bloccatissimo. E questo è uno dei più comuni episodi, diciamo, o comunque immaginari della paralisi del sonno. Cioè che mentre tu stai dormendo qualcuno ti guarda. Questo è una delle immagini più frequenti, perché io sono andata a documentarmi su internet e vedere anche cosa scrivevano le persone che lo provano quasi ogni notte. Cioè c'è persone che lo provano ogni notte, ma da morire, perché ti spaventi forte, perché tu non puoi reagire, no? Questo è un fenomeno che si avvicina tanto all'anestesia cosciente, che anche lì tu sei bloccata, non puoi muoverti, però per l'anestesia, per una cosa comunque, un medicinale, invece qui è proprio il tuo corpo che non si muove. Non so perché mi viene da ridere, perché il cane non sta abbaiando, questa è una cosa stranissima. E niente, praticamente poi la seconda volta che mi è successo, quando mi sono svegliata, trauma, cioè io subito ho detto alla mia amica, perché caso vuole, vabbè non ci credo. Pronto? Ciao, sì, tutto bene, sono qui a casa oggi. Perché il venerdì non vado mai. Perché ero in negozio, sicuro? Sì. Sì, bene, bene. Come stai? E sei andata là poi? Sei andata là ieri? Ti ha fatto male? Mamma mia. Mamma mia, io sono andata... Meno male. Ma c'hai sugli occhiali? Certo, certo. Ma devi farle ancora poi? Mamma mia, poverina. La mamma è in negozio, però stasera vi sta qua a dormire. Certo, certo. Tutto a posto, Lina, non preoccuparti. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Piccola parentesi. Vabbè, comunque dove ero rimasta? Al fatto che comunque l'anestesia... Dove ero rimasta? Guardo dove ero rimasta. Mi ero incantata a riguardarmi perché mi sto troppo simpatica. Comunque, cosa vuole? Che la mia amica era a casa mia a dormire. Proprio l'amica a cui succede sempre. Ovviamente sembra la stessa amica. Comunque, gliel'ho raccontato subito. Lei mi ha detto, è la paralisi del sonno. E mi ha fatto scoprire questa cosa che io non conoscevo. Cioè, non sapevo proprio esistesse nel mondo. Io... La sera dopo ero terrorizzata ad andare a letto, perché avevo paura che mi ricapitasse. Cioè ho detto, oddio, se mi ricapita muoio. Ma avevo proprio paura, cioè, di questa persona. Perché poi la vedi proprio reale. Cioè tu, è come se sei fuori dal tuo corpo e vedi tutto. Cioè è una cosa stranissima. La seconda volta che mi è successo, l'ultima, io ho paura che a parlarne troppo mi succeda ancora, vabbè. La seconda volta ero qui a Bergamo, perché l'altra volta ero a Milano, non l'ho detto. Ero qui a Bergamo, nel mio letto, tranquilla, e sentivo, vi giuro ragazzi, ve lo giuro, qui dietro una voce, Paola, Paola, Paola. Io volevo rispondere, dimmi, dimmi, ma non, Paola, ti vengo a prendere, non una cosa così, come se qualcuno vuole svegliarti piano, Paola,
Cioè, così, cazzo. E vi giuro, io volevo fare così, dimmi, ma ero bloccata così. Poi cerchi di muoverti. Io penso che vedermi dal fuori fossi così. Cioè, capito? È una cosa bruttissima, raga. Cioè, io spero che non vi sia mai capitato, ma se vi fosse capitato, vorrei sapere la vostra esperienza, soprattutto vorrei sapere se conoscevate la paralisi del sonno, se avete visto il film che gira ora. Cioè, io ho paurissima, è una cosa proprio che mi spaventa. Allora, non sono terrorizzata come per il vomito, però mi spaventa tanto perché dopo averla provata capisco che cos'è e non mi, cioè, proprio è brutto, è bruttissimo, raga. È strabrutto, cioè, soprattutto quando vedi le cose è bruttissimo. Comunque mi è capitato solo 2 volte, io spero che in tutta la mia vita non mi capiti mai. Comunque ho letto anche che questa cosa potrebbe essere dovuta all'ansia. Io ora, in questo periodo della mia vita, ansia non ne ho. Non so magari quando l'ho avuta ce l'avevo, non lo so, non lo so. So solo che è una cosa strabrutta, raga. Vi giuro, cioè io vi ho raccontato queste 2 volte, se avete delle domande, eccetera, che magari non ho detto qualcosa. Ah, e poco dopo, in entrambi i casi, mi sono svegliata. Cioè, in entrambi i casi. Ma comunque sì, quindi mi fa capire che è prima di svegliarmi questa cosa. Però, raga, fa paura, fa troppo paura, cioè è bruttissimo. Se non ho, appunto, se non ho detto qualcosa, eccetera, sarà 10 minuti di video per farvi vedere il caricabaia. E 0 minuti di video per spiegarvi, per raccontarvi questi due episodi. Comunque, niente, io ho rifatto le unghie, le ho rifatte rosse, le ho fatte lunghe, le ho fatte belle. Se notate, le ho strette un pochino sul fondo, cioè le ho fatte un pochino più strette. Non so perché mi piaceva. Poi avevo preso un anello per il mignolo, non so se l'avete visto, è bellissimo. Cioè, se siete di Bergamo, comunque vi dico anche dove l'ho preso. E l'ho pagato 20 euro, è di acciaio inossidabile, quindi non diventa nero. Non si piega, non si rovina nulla. L'ho preso Orio Center. Sapete quando entrate tipo nella parte nuova, ma vecchia, non nuova, nuova, quella dove c'è H&M, dove c'è. Ecco, esatto. Dopo aver passato divani e divani, in mezzo al corridoio proprio c'è un banchetto che dà gli anelli. E l'ho pagato 20 euro ed è bellissimo. L'ho pagato 20 euro perché c'era lo sconto, se no costava 35. E lo vorrei prendere anche a forma di cuore, quindi appena lo prenderò, perché l'unghia del mignolo per me è molto importante, la mia estetista lo sa, perché i mignoli sono le mie dita preferite. E quindi detto ciò, io adesso ragazzi vado a ritirare i panni in lavatrice e poi stendo. Spero che questa cosa sia stata utile per chi non sapeva cos'era la paralisi del sonno, non so, non è utile, però è un'informativa così. Easy, easy, easy. Mi mando tantissimi kiss e ci vediamo al prossimo video che credo sarà una collaborazione. No, non mi hanno chiesto collaborazione ultimamente, quindi sarà un video easy fra.